Emilia Romagna. Caratteristiche generali. Le province. Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini. Il territorio. L'Emilia-Romagna è composta dall'unione di due territori anticamente distinti. L'Emilia, che comprende le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e buona parte di quella di Bologna, con il capoluogo. La Romagna, con le province di Ravenna, Rimini, Forlì Cesena, è la parte orientale della provincia di Bologna, Imola e zone limitrofe. Dal punto di vista delle tradizioni, la Romagna comprende alcuni territori del nord delle Marche e della Toscana orientale. La via Emilia. L'Emilia prende il nome dalla strada fatta costruire dal console Marco Emilio Lepido nel 187 a.C., che collegava Milano a Rimini. La via Emilia è ancora oggi l'arteria fondamentale dell'Emilia-Romagna e le ferrovie Milano-Bologna corrono parallele al suo tracciato. La Romagna, in latino Romania, è il termine con cui era chiamata la zona circostante l'antica pentapoli bizantina di Ravenna, Forlì, Forlimpopoli, Classe e Cesarea, antica città oggi scomparsa. Le pentapoli erano delle aree amministrative di epoca bizantina, tra il VI e l'VIII secolo. La geografia. Dal punto di vista geografico, l'Emilia-Romagna può essere divisa in tre aree. A nord, la pianura padana, che è la valle del fiume Po, il fiume che segna il confine con la Lombardia ed il Veneto. A sud, la fascia del subappennino, caratterizzato da colline e da un paesaggio brullo, con la zona montuosa dell'Appennino Ligure e dell'Appennino Tosco-Emiliano. A est, la zona costiera. Appartiene all'Emilia la parte meridionale del Delta del Po. Dal Delta del Po al Delta del Reno le coste sono bassissime, con molte paludi e lagune interne, come le valli di Comacchio. La pianura padana. La pianura padana è una delle più grandi pianure europee e, contemporaneamente, la più grande tra quelle dell'Europa mediterranea. Occupa buona parte dell'Italia settentrionale, dalle Alpi occidentali al mare Adriatico. Quasi al centro scorre il fiume Po, dal quale prende il nome, che l'attraversa in direzione ovest-est. Le colline tosco-emiliane e all'orizzonte la pianura padana. Val Padana in provincia di Mantova. L'Appennino Emiliano-Romagnolo. I calanchi vengono generati da vari fattori, tra cui la struttura del terreno e le condizioni climatiche, in particolare la pioggia. Il terreno è ricco di argilla impermeabile, che impedisce all'acqua di penetrare e, scorrendo in superficie, trascina le scaglie di argilla distaccate nei periodi asciutti.
Sono terreni su cui non si può costruire o coltivare perché sono molto franosi. Si cerca di non farli espandere con il rimboschimento. Proteggendo il suolo con dei boschi, si contrasta l'azione erosiva dell'acqua piovana. I calanchi del subappennino emiliano-romagnolo. La zona costiera. Tutta la parte orientale dell'Emilia-Romagna è bagnata dal mare Adriatico. Questa parte interessa le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara. Le prime tre utilizzano la costa per il turismo balneare, mentre Ferrara per il turismo verde. Infatti, nella provincia di Ferrara sfocia il Po, che rende impossibile la balneazione a causa dei detriti trasportati dal fiume, ma contemporaneamente crea una grande biodiversità.